5 maggio. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse alle folle: Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Sta scritto nei profeti, e tutti saranno ammaestrati da Dio. Chiunque ha udito il Padre e ha imparato da Lui viene a me. Non che alcuno abbia visto il Padre, ma solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità vi dico, chi crede ha la vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Finora il dialogo era tra Gesù e la gente. Da qui in avanti, i leaders giudei cominciano a entrare nella conversazione e la discussione diventa più tesa. Chi si apre a Dio accetta Gesù e la sua proposta. La conversazione diventa più esigente. Ora sono i giudei, i leaders del popolo, che mormorarono. Costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui conosciamo il padre e la madre. Come può dunque dire, sono disceso dal cielo? Loro pensavano di conoscere le cose di Dio. In realtà non le conoscevano. Se fossimo veramente aperti e fedeli a Dio, sentiremo dentro di noi lo slancio di Dio che ci attira verso Gesù e riconosceremo che Gesù viene da Dio, poiché è scritto nei profeti: tutti saranno ammaestrati da Dio. Chiunque ha udito il Padre e ha imparato da Lui viene a me. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Nella celebrazione della Pasqua, i giudei ricordavano il pane del deserto. Gesù li aiuta a fare un passo. Chi celebra la Pasqua? Ricordando solo il pane che i padri hanno mangiato nel passato, morirà come tutti loro. Il vero senso della Pasqua non è ricordare la manna che cade dal cielo, ma accettare Gesù, nuovo pane di vita, e seguire il cammino che Lui ci ha indicato. Non si tratta più di mangiare la carne dell'agnello pasquale, ma di mangiare la carne di Gesù, in modo che non muoia chi ne mangia, ma abbia la vita eterna. Chi mangia di questo pane vivrà eternamente. E Gesù termina dicendo: Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Invece della manna e dell'agnello pasquale del primo Esodo, siamo invitati a mangiare la nuova manna ed il nuovo agnello pasquale che si immolò sulla croce per la vita di tutti. Il nuovo Esodo, la moltiplicazione dei pani
avviene vicino alla Pasqua. La festa della Pasqua era il ricordo prodigioso dell'Esodo, la liberazione del popolo dalle grinfie del Faraone. Tutto l'episodio narrato nel capitolo 6 del Vangelo di Giovanni ha un parallelo negli episodi connessi alla festa della Pasqua, sia con la liberazione dell'Egitto, come pure con la camminata del popolo nel deserto alla ricerca della terra promessa. Il discorso del pane di vita, fatto nella sinagoga di Cafarnao, è connesso al capitolo 16 del libro dell'Esodo, che parla della manna. Vale la pena di leggere tutto questo capitolo 16 dell'Esodo. Nel percepire le difficoltà del popolo nel deserto, possiamo capire meglio gli insegnamenti di Gesù qui nel capitolo 6 del Vangelo di Giovanni. Per esempio, quando Gesù parla di un cibo che perisce, sta ricordando la manna che generava vermi, imputridiva, come pure quando i giudei mormoravano, facevano la stessa cosa che facevano gli israeliti nel deserto. Quando dubitavano nella presenza di Dio in mezzo a loro durante la traversata, la mancanza di cibo faceva dubitare la gente su Dio e cominciava a mormorare contro Mosè e contro Dio. Anche qui i giudei dubitano della presenza di Dio in Gesù di Nazaret ed iniziano a mormorare. Per un confronto personale, l'Eucaristia mi aiuta a vivere in stato permanente di esodo? Ci sto riuscendo? Chi è aperto alla verità incontra la risposta in Gesù. Oggi molta gente si allontana e non incontra la risposta. Colpa di chi? Delle persone che sanno ascoltare? O di noi cristiani che non sappiamo presentare il Vangelo come un messaggio di vita? Preghiera finale. Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, e narrerò quanto per me ha fatto. A Lui ho rivolto il mio grido. La mia lingua cantò la sua lode. O Dio, che in questi giorni pasquali ci hai rivelato la grandezza del tuo amore, fa che accogliamo pienamente il tuo dono, perché liberi da ogni errore, aderiamo sempre più alla tua parola di verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo. Amen.